Impariamo a conoscere l'arbitro Consob ACF, arbitro controversie finanziarie. Questo è il sito ufficiale, lo trovate all'indirizzo acf.consob.it. È un sito che ci sarà molto utile perché consente l'incontro tra noi risparmiatori e l'intermediario. Sia il sito sia il sistema costruito dalla Consob con questo procedimento arbitrale mette il piccolo risparmiatore, ma anche il grande risparmiatore, perché il limite per valore delle controversie è di 500.000 euro, di avere un arbitro che aiuta a risolvere il problema. Ci sono alcune cose che dobbiamo conoscere, stiamo ovviamente sulle essenziali. Chi sono le due parti che si possono incontrare, le due o più parti che si possono incontrare davanti all'arbitro Consob? Il risparmiatore da una parte, l'intermediario, chiamiamolo banca, così ci capiamo prima, cioè colui che ci ha venduto uno strumento finanziario, un prodotto di investimento e noi riteniamo di avere delle circostanze da lamentare. Come funziona? È un procedimento molto semplice, anzitutto non richiede obbligatoriamente l'assistenza di un avvocato, quindi il cittadino può attivare il procedimento da solo, può attivarlo anche attraverso un avvocato, può attivarlo attraverso un procuratore o attraverso un'associazione dei consumatori. Cosa è meglio? La decisione dovete prenderla voi. Ovviamente è un ambito molto tecnico e farsi assistere da dei tecnici è sempre una buona risposta. Quali sono le controversie che possiamo portare davanti all'arbitro Consob? Tutte quelle controversie che riguardano il nostro rapporto di investimento, quindi non il nostro rapporto con la banca di tipo tradizionale, il conto corrente, la carta di credito, il mutuo, ma tutto ciò che riguarda gli investimenti. Abbiamo un limite temporale che è quello dei 10 anni, quindi l'arbitro non accoglie, non esamina tutti i ricorsi presentati per fatti accaduti a 10 anni, più di 10 anni indietro, e abbiamo un obbligo, chiamiamolo così, procedurale, una parola che piace molto a noi avvocati, però chiamiamola condizione, condizione per entrare in questo sito. Che cos'è? Un reclamo. Tutti gli intermediari, tutte le banche hanno un ufficio reclami, lo troviamo indicato sul sito. Dobbiamo presentare un reclamo, aspettare o 60 giorni oppure anche meno se l'intermediario ci risponde prima e se riteniamo che la risposta sia insoddisfacente, eccolo qui, andiamo davanti all'arbitro Consob. Il procedimento è gratuito, non si paga nulla, è completamente digitalizzato, quindi in piattaforma vi registrate e caricate le vostre lamentele, il reclamo che avete presentato, gli eventuali documenti e si conclude con una decisione. I termini sono previsti da regolamento piuttosto brevi, ma come sapete in questi anni i consumatori hanno avuto non pochi problemi con i loro risparmi, quindi i tempi rispetto a quelli indicati nel regolamento si sono un po' allungati, certamente sono sicuramente inferiori a quelli previsti per una causa. Il procedimento è molto snello, si svolge tutto in modalità digitale, non si ascoltano i testimoni, non viene nominato un consulente tecnico, è tutto in modalità piattaforma ed è tutto spiegato anche in maniera, ecco, abbastanza semplice. Alla fine che cosa abbiamo? Alla fine abbiamo una decisione. L'arbitro non emette una sentenza. Qual è la differenza? La sentenza è vincolante per le parti. Chi ha perso deve pagare, chi ha vinto deve avere i soldi. La decisione non è vincolante e questo può crearci qualche problema, cioè l'intermediario potrebbe anche perdere e decidere di non rispettare questa decisione. Non significa nulla per noi, non ci preclude il ricorso alla magistratura, che è sempre l'ambito in cui i nostri diritti possono trovare tutela. Abbiamo semplicemente provato a risolvere in un modo alternativo al contenzioso, alla causa, il nostro problema e potremmo esserci riusciti o potremmo non esserci riusciti. Naturalmente l'intermediario che perde un procedimento davanti all'ACF e non rispetta il provvedimento di condanna, subisce una sanzione, si chiama sanzione reputazionale, deve cioè pubblicare sul proprio sito internet, in home page, di non aver ottemperato
a questa decisione, la decisione che lo vede soccombente, e pubblicarlo anche su due quotidiani di rilievo nazionale, uno dei quali specializzati. È uno strumento che può essere molto utile, che vi invitiamo ad usare, che non è decisivo, ma che può dare delle risposte anche con accordi che durante il procedimento possono essere raggiunti con l'intermediario.